Ciao a tutti e bentornati su Io Ci Provo, il canale dove voi vi fate i fatti miei sulle mie piccole esperienze di investimento e di risparmio. Vi ricordo che se vi piacciono i contenuti di questo canale non dovete fare altro che iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo e lasciare sempre un pollice in su perché vi fa bene, non vi fa male al pollicino. Vi ricordo che io non sono né un trader professionista né un consulente finanziario. Se volete fare degli investimenti, rivolgetevi a loro o studiate tanto. Qui sono solo a condividere con voi le mie esperienze. Bene, oggi vi volevo parlare di un argomento abbastanza importante, cioè il fare budget, il budgeting, come si dice in inglese, perché è l'unico strumento che ho trovato veramente utile se si vuole riuscire con costanza e con diciamo coerenza a riuscire a mettere qualcosa da parte e a riuscire ad investire qualcosina dei nostri soldi. Perché è importantissimo il budgeting e dove l'ho imparato a fare? Beh, in realtà non l'ho imparato a fare da nessuna parte, però ho scoperto la sua importanza tramite altri due canali che sto seguendo in questo momento. Uno è quello di Marcello Ascani, che magari molti di voi conosceranno. Hanno 500.000 iscritti, credo, su YouTube. L'altro canale invece è Pietro Michelangeli, che seguo ancora lui da pochissimo tempo e che considero una persona molto ma molto ben preparata, pur essendo forse 20 anni più giovane di me. Tra l'altro, nella descrizione del video vi lascio anche il link del foglio Excel che uso per il mio budget e sul mio Google Drive. Potete scaricarlo e personificarlo a vostra immagine e somiglianza. Per parlare un po' in termini religiosi, cosa si fa col budgeting e cosa è utile a capire il budgeting? Io vi posso solo dire che prima di fare budget non riuscivo mai a mettere soldi da parte, non ho mai messo un euro da parte in 42 anni della mia vita. Io il mese scorso ho messo quasi 800 euro da parte e questo mese, ottobre, credo di riuscire ad arrivare a 1000 euro da parte, che è una cosa che non ho fatto in 40 anni, figuriamoci come poteva essere possibile farlo in 2 anni, in 2 mesi. Per cui vi prego di seguire bene questo video perché secondo me è importantissimo per farvi capire che conoscere al meglio le vostre finanze vi aiuta anche a risparmiare molto di più. In un foglio Excel cosa andate ad inserire nel budget? Tra l'altro il foglio Excel che vi ho messo in descrizione è già tutto preparato, dovete veramente solo modificare le descrizioni e inserire i dati. È utile perché voi monitorate tutte le vostre entrate, per cui che siano essi stipendi, dividendi non so, di qualche investimento che avete fatto, soldi che vi arrivano dagli assegni familiari, qualunque cosa, e tutte le vostre spese separate per ogni singola tipologia di spesa, per cui ci sono le spese per la casa, le spese delle tasse, le spese dell'auto, le spese del bambino, della scuola, quello che volete, dei vostri divertimenti. Facendo in questo modo avete la possibilità di tenere sotto controllo le vostre spese, di capire dove state sprecando soldi, oppure dove i soldi escono con più facilità, e per cui trovare delle alternative per eliminare alcune spese o ridurle. Vi faccio un esempio, anzi due molto semplici. Io sono riuscito a tagliare circa 300 euro al mese, 300 di bollette, perché ho capito che stavo pagando in alcuni casi tipo internet e telefonini in più di quello che realmente mi serviva. In altri casi dei contratti tipo di alcuni abbonamenti, io per esempio non uso Netflix adesso, prima lo usavo, ma lo guardavo una volta al mese, per cui ho cancellato alcune sottoscrizioni e le rimetterò magari quando ci saranno delle serie che mi potranno interessare, ma adesso era semplicemente uno spreco tenerle. Dall'altro lato ho capito anche dove spendevo troppo, troppo nelle cene fuori o nelle uscite, diciamo al bar o al pub. E budgetizzando queste spese sono riuscito a ridurle in maniera sostanziale, anche la spesa alimentare, dove prima compravo un sacco di cose e mi rendevo conto che molte volte alcune scadevano, altre marcivano, se si parla di frutta e verdura. Ho imparato anche a gestire i miei acquisti, un po' anche in questo mi ha aiutato il libro Smettere di lavorare, che vi ho consigliato in un video precedente e che vi consiglio di andare a comprare se non l'avete già fatto. Trovate il link in descrizione anche di questo, perché capite un po' ragionare in modo diverso e capire un po' come approcciare le spese e le entrate in maniera totalmente differente da come fate adesso. Una cosa che vi ricorda anche il budget è che vi ricordo anch'io che nel momento in cui prendete il vostro stipendio, ovviamente
se siete disoccupati, mi dispiace per voi e spero che trovate un lavoro, ma comunque è un esercizio che potete fare anche voi per entrare un po' nella forma mentis. Però ovviamente chi ha un lavoro, chi ha uno stipendio, delle entrate, può capire come ottimizzare un po' tutto. La prima cosa che dovete fare quando ricevete lo stipendio è pagare voi stessi, come dice il libro L'uomo più ricco di Babilonia, che recensirà il futuro. Pagate, appena prendete uno stipendio, voi considerate come il 10 o il 15% non esistesse, non vi è stato dato. È il vostro stipendio per voi stessi e lo dovete mettere da parte, sia esso, non so, in un fondo di investimento PAC o in un piano di accumulo di qualsiasi livello, in un'obbligazione, in un semplice conto che ha dei piccoli interessi ma che tenete lì. Quello è il vostro stipendio e lo tenete solo per voi stessi. Il resto poi andrà a coprire le spese necessarie, l'affitto, le bollette, e poi solo quello che vi rimarrà sarà per le spese accessorie, per cui le uscite fuori, non so, i divertimenti, il CD, i libri. Anzi, i libri li metterei nelle spese necessarie, perché da quando sto leggendo tanto sto anche imparando tantissimo. Per cui mettete nel vostro budget una buona quota a parte per i vostri libri. Tra l'altro questa attività per me è molto necessaria del budgeting, perché io da ottobre, proprio per stare più vicino alla mia famiglia, a mia moglie, passerò a part time, per cui guadagnerò parecchio in meno, e mia moglie andrà in maternità e per cui lei non guadagnerà, nel senso che qui la paternità non è retribuita dal datore di lavoro, ma lo Stato dà una piccola quota parte a settimana. Vi posso assicurare che sono pochi soldi, per cui il fatto di fare il budget aiuta anche a capire come organizzare le cose e quindi anche a comportarvi nelle situazioni di emergenza o nel momento in cui non avete più tutta quella disponibilità economica che avevate fino a qualche periodo fa. Per cui questo piccolo video sul budgeting, secondo me, deve essere preso, anche se pur sia un video non troppo lungo ma abbastanza corto, che vi sproni a fare la cosa giusta, cioè quello di fare il budget tutti i mesi, di utilizzare magari il mio modello, che tra l'altro è un modello che ho scaricato direttamente da Excel e modificato a modo mio, o trovate uno che più consono alle vostre esigenze, che vi piace magari di più graficamente. Ma compilate il budget, capite quali sono le vostre entrate, le vostre uscite, i vostri sprechi ed organizzatevi di conseguenza per avere una vita più dedita al risparmio e all'investimento. Bene, vi ricordo che anch'io ci provo e spero lo facciate anche voi, ed anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!